I bambini del Comprensivo 1 di Pescara questa mattina hanno ricevuto l'agenda scolastica della Polizia di Stato, il mio diario 2023-2024, che sarà distribuita a tutti gli studenti delle future classi quarte degli istituti primari della provincia di Pescara. L'agenda scolastica, giunta alla 10ª edizione realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alunni ai valori della legalità e della Costituzione attraverso le avventure dei protagonisti del diario. La scelta del diario è uno strumento per cercare di giungere in maniera più penetrante possibile alle giovani generazioni, perché i convegni, le conferenze, vedere il questore, vedere il funzionario dietro una scrivania o dietro una divisa crea sempre barriere. Invece tramite i personaggi che sono stati scelti, adesso si è aggiunto anche un gattino oltre che un pappagallino che distribuisce queste pillole ai ragazzi, è stato valutato che è un sistema per raggiungere meglio. Interpreti delle vicende narrate nel diario i supereroi della legalità Vise e Musa e i loro amici a quattro zampe, il pastore tedesco Lampo e Saetta, un labrador color miele, tutti aiutati come sempre da un vero esperto, il mitico Geronimo Stilton. La nostra normativa scolastica stabilisce che si faccia educazione civica ai bambini sin dalla scuola dell'infanzia, quindi il significato, il senso, il rispetto delle regole viene insegnato ai bambini a partire dai piccini, bambini della scuola dell'infanzia. E quindi è stata fatta questa scelta, ovviamente i bambini della scuola dell'infanzia non avrebbero potuto usufruire di un documento scritto, quindi questo documento è stato predisposto per i bambini che l'anno prossimo appunto frequenteranno le quarte. E non mancano i superpoteri come l'amicizia, la solidarietà, tra i temi affrontati: salute, sport, inclusione, cura dell'ambiente ed educazione stradale, senza dimenticare il corretto utilizzo di internet e dei social network.